Bene, allora oggi riprenderò un tema che purtroppo negli ultimi tempi si sta negando sempre di più, che è il tema appunto dell'omofobia. Allora, avevo dedicato un po' di video a questa analisi storica, concettuale, al fenomeno comunque di questa pseudo-omosessualità presente nell'antica Grecia. L'ho appunto analizzato bene, facendo la corretta informazione che anche parlando comunque di antica Grecia, il fenomeno dell'omosessualità non era un'omosessualità vera, era una pseudo-omosessualità basata più che altro su questo discorso di attrazione che gli uomini maturi provavano nei confronti dei ragazzini, quindi lì in realtà appunto non era omosessualità vera, come la possiamo intendere oggigiorno. Avevamo poi anche visto questo discorso di che cosa fanno gli omosessuali nei paesi islamici, quando appunto si applica la Sharia, avevamo appunto visto il Corano. E poi avevo fatto anche un po', il discorso relativo alla Cecenia. Quindi nei video precedenti avevo già trattato il tema. Però adesso lo integro con un argomento che si conosce ancora meno, ecco, che già l'Islam o anche il cristianesimo, dal punto di vista teologico, si conoscono poco, gli stessi credenti li conoscono poco e difatti poi questo particolare tipo di argomenti si fa una disinformazione mostruosa. Il tema della religione rasta, ecco, del movimento rasta, si conosce ancora meno, perché al di là del fatto che magari può andare di moda, soprattutto dal punto di vista della capigliatura, ecco, diciamo quel particolare modo di acconciarsi i capelli che appunto deriva dal movimento rasta, ma che direi da 20 o 30 anni in realtà fa parte anche comunque dello stile della moda occidentale. Ecco, se andiamo magari in determinate scene musicali, come potrebbero essere, per dire, la musica ska, forse qualcosina anche relativo alla musica punk. O comunque per dire, forse anche, ecco, non mi vengono in mente immagini di rapper che portano i dread, però sicuramente ce ne sarà qualcuno. Ad ogni modo è un tipo di, o comunque anche di abbigliamento, ecco, io ad esempio mi ricordo che molti anni fa, quando avevo 14-15 anni, mi ricordo che le vedevo, le ragazze che andavano in giro con i colori particolari, ecco, i colori tipici del movimento Rastafari. C'era tutta una linea di abbigliamento particolare. E quindi in realtà questo movimento, da un punto di vista estetico, quindi l'abbigliamento piuttosto che appunto il modo di portare i capelli, è diffuso anche qui da noi in Europa, ecco, presso i giovani almeno, adesso vabbè, forse già di meno. Però mi ricordo che anni fa c'era un po' questa moda di vestirsi etnico, di vestirsi appunto con l'abbigliamento da rasta, del movimento reggae. Allora, fermo restando che io sono ignorante, ecco, lo dico proprio perché io non ho alcun problema a dire che ci sono degli argomenti in cui sono ignorante, la musica reggae, ecco, è uno di quegli argomenti in cui io sono totalmente ignorante, nel senso che io proprio non conosco praticamente niente di quello che andrebbe conosciuto. Quel poco che ho sentito, appunto il famosissimo Bob Marley, non fa per me, ecco, non è musica che può piacermi. Avevo provato a sentire qualcosina anche relativo a quel connubio che a volte si fa tra musica reggae e musica rock o comunque metal. Ecco, ci sono dei gruppi che hanno un po' tentato di fondere i due generi. Ecco, non è un sottogenere del metal molto, diciamo, molto famoso, molto seguito, comunque con molto seguito. Non ci sono moltissime band, ecco, mi vengono in mente ad esempio gli Iceburn che avevo intervistato, che vengono dalla Serbia, che forse sono stati tra i primi a fare un po' questo connubio tra i generi. Ma comunque ce ne sono anche altre, ecco, nel senso, ripeto, non è un genere che viene seguito, o comunque che ci siano tanti gruppi, però c'è comunque qualcosina anche nel movimento, diciamo, metal, unito a questo discorso della musica reggae.
In Italia penso che il gruppo più famoso siano gli Africa Unite, che peraltro io in realtà conosco semplicemente per un motivo un po' curioso. Ecco, li conosco principalmente perché similmente a tanti gruppi metal o rock, anche gli Africa Unite sono stati criticati da cristiani integralisti che hanno pensato bene di postarli sul loro sito per una loro canzone che hanno fatto, una canzone diciamo anticlericale, ecco, il Centro Culturale San Giorgio, che è un sito che gestito da cattolici ultrafanatici, praticamente monitora tutti i gruppi che dicono qualcosa, anche mezza virgola, contro il cristianesimo, quindi di fatto se un buon 90% dei loro articoli sono praticamente tutti dedicati, non potrebbero essere altrimenti, alla scena metal estrema, in realtà quel 10% di altri articoli sono dedicati anche ad altri gruppi, della musica pop piuttosto che hip hop, piuttosto che reggae, ed effettivamente io gli Africa Unite li conosco. Principalmente per questo motivo, proprio perché li ho visti segnalati su quel sito, sono andata poi a sentirmi la canzone in questione, peraltro anche una canzone carina. Però ecco, ripeto, non è il mio genere di musica, quindi adesso questi video non saranno dei video dove io dico cosa ne penso della musica reggae o comunque vi faccio una storia della musica reggae, perché non è il mio campo di appartenenza, non è il mio genere di musica, quindi in realtà io sono ignorante, lo dico proprio. Nel caso questi video fossero seguiti anche da persone che sono appassionate di musica reggae, ecco, io sono ignorante, quindi se mi scrivete comunque nei commenti delle cose relative ai gruppi reggae, io non posso entrare nel merito. So che comunque ci sono comunque anche vari sottogeneri di musica reggae, non è un unico tipo di musica, ci sono comunque anche altri generi, sottogeneri, che l'hanno unita ad esempio all'hip hop piuttosto che comunque come dicevo ad altre musiche, ad esempio il rock piuttosto che il metal, quindi anche gli stessi appassionati di musica reggae in realtà si dividono in più varianti, un po' esattamente come succede nel mondo del metal, che appunto ci sono tanti generi, anche nella musica reggae ci sono varie scene. Qui in Italia mi pare che in Salento soprattutto sia un po' il centro principale dove questa musica va parecchio. Allora, quindi fatta questa doverosa promessa, quindi ripeto, non chiedetemi consigli o cosa ne penso di questo o quel gruppo reggae perché io sono ignorante, quindi non conosco niente, ecco, al di là del fatto che a volte la passano alla radio, ad esempio Radio Popolare fa tutto un programma dedicato alla musica reggae, io ho sentito qualcosa, ecco, però ripeto, non è il mio genere di musica, né da un punto di vista di suono, di sound, né da un punto di vista di tematiche, ma neanche da un punto di vista estetico, ecco, io sono su tutt'altro genere, quindi non sono un'appassionata e non la conosco come musica, quindi non posso dire qualcosa relativo al movimento reggae, lo faccio, cioè lo faccio proprio per mia etica personale, perché io sono appunto una di quelle che se non conosce un argomento non parla. Del movimento appunto Rasta vedremo le origini, che quelle le conosco, ecco, non conosco la musica, però conosco le origini perché mi sono fatto una cultura su questo libretto, e vedremo anche il discorso dell'omofobia insieme alla condizione della donna. Perché questo tipo di religione in realtà è problematico, non poteva essere altrimenti perché comunque deriva da questo discorso di Antico Testamento, quindi siccome nell'Antico Testamento c'è l'omofobia e la misoginia, per forza di cose se il movimento Rasta, se la religione Rasta deriva dal discorso dell'Antico Testamento, non poteva che essere appunto omofoba e misogina. Quindi la problematicità di questa religione è proprio questo, ecco, è il fatto che appunto in realtà anche loro, come dal punto di vista religioso, ecco, come idea religiosa, promuovono un discorso di misoginia, comunque di inferiorità della donna rispetto all'uomo, e da un punto di vista di diritti civili, ovviamente remano contro questo discorso di diritti per gli omosessuali, perché comunque soprattutto in Giamaica c'è questo forte movimento omofobo che adesso appunto vedremo. Quindi questo video adesso lo concludo, serviva un po' come introduzione per dirvi un po' quali saranno gli argomenti di questa serie di video, e nel prossimo video inizio leggendovi un po' le origini storiche di questo movimento.